i migliori vini della Liguria in vetrina a Liguria da bere. 3 giorni dedicati al buon bere e alla buona tavola. Stavano costruendo un'abitazione abusiva con manodopera non in regola a Rio Maggiore, denunciati dai carabinieri. Dopo il taglio dei pini di Piazza Verdi, polemiche dal mondo ambientalista per il taglio degli alberi a Gaggiola. Sarzana, i nuovi equilibri in consiglio comunale guidato dal centrodestra, primo confronto tra i consiglieri al salotto del signor Rossi. Rossini, protagonista al Teatro Impavidi per il Sarzana Opera Festival, sul palco 3 giovani talenti. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati al TLS Giornale. Oltre 200 etichette di vini DOC e IGT Liguri saranno protagonisti da questa sera a Liguria da bere, la 3 giorni dedicata alle produzioni di qualità in corso in centro città alla Spezia sino a domenica sera. Per noi ci sono Chiara Alfonsetti e Davide Morina. Brindisi inaugurale per Liguria da bere edizione 2018 in centro storico. Ne abbiamo parlato con Ilario Agata e il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. 13 candeline per Liguria da bere, un grande risultato. E intanto questa edizione 2018 da cosa parte? Sì, questa 13ª edizione parte da un grande sforzo organizzativo. Siamo riusciti a portare praticamente quasi tutte le eccellenze del territorio ligure e spezzino in piazza Beverini, ne siamo profondamente orgogliosi. Quindi un territorio rappresentato nella sua interezza sia come regione sia come provincia della Spezia. Inoltre riusciamo forse per la prima volta a provare a raggiungere un triplice obiettivo: promuovere le eccellenze del territorio, sia soprattutto vitivinicole di tutta la Liguria e della provincia, promuovere le aziende del territorio e promuovere anche la nostra città. Ecco, una delle novità di quest'anno sono anche gli stand. Molte volte si tende anche a poter rischiare di vivere un momento di stanca, quindi ci siamo cambiati il look per cercare di tenere viva l'attenzione anche di tutti coloro che decideranno di visitare i nostri stand. Com'è cambiata in un anno questa Liguria da bere e il coinvolgimento del Comune della Spezia? Beh, la Liguria da bere è un appuntamento importante al quale io sono legato. L'anno scorso fu la mia prima uscita pubblica, quest'anno mi potrò gustare di più sia i cibi che il vino, no? È un vino fatto con amore che educa al rispetto della nostra storia, dei nostri terreni. Ecco, il punto di forza di Liguria da bere è proprio il territorio. Beh, un territorio che la storia ci ha insegnato essere molto difficile, molto aspro, però stupendo. Bisogna continuare a valorizzare il prodotto, aiutare chi vive di questo prodotto e cercare di portarlo in tutto il mondo. Noi abbiamo la fortuna di avere la qualità e oltre la varietà. Queste sono cose molto apprezzate nel mondo. Noi ci stiamo impegnando proprio per far conoscere sempre di più la nostra terra, il nostro territorio e i suoi prodotti, e questo dobbiamo continuare a fare in modo sempre migliore e sempre più, però dando un segnale proprio di rispetto del territorio, di valorizzazione del territorio e dell'ambiente. Un fabbricato totalmente abusivo nei pressi di un immobile preesistente è stato sequestrato nel parco delle Cinque Terre dai carabinieri. L'immobile, ancora in corso di costruzione, è stato scoperto nei giorni scorsi sulle alture di Rio Maggiore. Il cantiere edile è stato immediatamente sequestrato con la convalida dell'autorità giudiziaria e inoltre sono stati sanzionati e denunciati il proprietario del terreno, il committente e gli esecutori. Questi ultimi sono risultati essere manodopera irregolare, per cui sono stati contestati anche i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre alla violazione di norme sull'immigrazione, sulla sicurezza, sugli ambienti di lavoro.
La squadra dei vigili del fuoco di Sarzana è intervenuta nel primo pomeriggio di oggi in via Amelia al Senato di Lerici per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura con 4 persone a bordo. Il conducente, per motivi in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo ribaltandosi fuori strada, come potete vedere. Fortunatamente nessuno degli occupanti ha riportato gravi ferite. I 4 passeggeri sono stati affidati alle cure del 118, mentre i vigili del fuoco con un'autogru hanno recuperato l'automobile. E dall'inizio di giugno i carabinieri delle Cinque Terre hanno sottoposto a controllo almeno un centinaio di persone. L'attività di prevenzione, svolta in concomitanza con l'incremento delle presenze turistiche, ha prodotto anche una serie di risultati. I carabinieri di Monterosso hanno deferito in stato di libertà per violenza privata un italiano che ha impedito il transito su strada vicinale a un gruppo di turisti ospite di un bed and breakfast di Corniglia. Inoltre, una donna italiana è stata denunciata per insolvenza fraudolenta. Aveva pernottato senza poi pagare il conto in 2 strutture diverse per un totale di 4 giorni. Sempre i militari di Monterosso hanno sequestrato un totale di 102 teli da mare, 10 ombrelli, 27 vestiti per 40.000 euro di multe e 3 ordini di allontanamento immediato. Sono state anche controllate sotto il profilo amministrativo 8 strutture ricettive e balneari. Nel corso dei controlli non è stata accertata nessuna irregolarità. Parlando al cellulare, getta una sigaretta e provoca un incendio. Una donna di 60 anni, residente alla Spezia, è stata denunciata dai carabinieri di Arcola per incendio boschivo colposo. È accaduto appunto ad Arcola. Il rogo si è esteso per oltre 400 metri quadrati, interessando anche una porzione di macchia mediterranea. Le fiamme sono state poi domate dai vigili del fuoco in poco più di mezz'ora, scongiurando il rischio che l'incendio assumesse vaste proporzioni. Serve ancora qualcosa il tavolo del verde? Se lo chiedono in molti dopo la sorte toccata ai pini di via San Francesco, con non molto diversa a quanto capitò a suo tempo a quelli ben più famosi di Piazza Verdi. Sulla vicenda abbiamo sentito l'opinione di 2 esponenti del fronte ambientalista, tra cui il primo, Baldino Caratozzolo, siede tra i banchi dell'attuale maggioranza nel Consiglio Comunale Spezzino. Le interviste sono di Chiara Alfonsetti e Maria Cristina Sabatini. Alla Spezia, quando si parla di alberi, si pensa inevitabilmente alla storia di Piazza Verdi e dei pini. E a distanza di un po' di anni si torna a parlare di pini, ma in un'altra zona della città. Via San Francesco. Purtroppo il verde di Spezia è un verde vecchio, è un verde malcurato, è un verde dove è facile che ci siano dei distacchi di rami, e quindi dovremo affrontare l'argomento nella sua globalità. Come ho già detto, penso che però anche dimostrando una maggiore sensibilità verso quelle forze ambientaliste e animaliste che hanno chiesto per via della nidificazione almeno che il taglio potesse essere fatto a metà settembre, si poteva tenere conto e si poteva appunto posticipare l'abbattimento di quei 18 alberi che vengono dichiarati compromessi, cioè a fine vita, cioè senza possibilità di essere recuperati neanche con cure fitopatologiche. No, non si poteva curarli, però non sono, come dire, pericolanti. Neanche laddove sono intervenuti i vigili del fuoco si era in presenza di un albero pericolante. C'è stato un distacco di rami e dicono che la zona non è sicura, e quindi la prima cosa che andava fatta per metterla in sicurezza era potare l'albero, impedire che si potessero staccare altri rami, non tagliare tutto l'albero o quando cade un cornicione abbattiamo il palazzo. Secondo lei il tavolo del verde è stato scavalcato come strumento? Beh, di fatto sì, l'effetto è questo, ecco, l'apparenza è questa, ecco, di non utilizzare le risorse che il tavolo può rappresentare, ecco, sul piano dei consigli, dei suggerimenti, ecco. Significa non sfruttare un'opportunità, una realtà presente sul territorio di appassionati, di tecnici, anche della società civile, ecco. Utilizzarlo solo per ratificare delle decisioni
inevitabili, mi sembra impoverire, no, la vita civile della città. Ecco, il Tavolo del Verde nasce per arricchire, per accogliere dei suggerimenti da parte, appunto, non necessariamente provenienti dall'amministrazione. E finora questo non credo che l'amministrazione sia riuscito a cogliere. E a un anno dall'insediamento dell'amministrazione comunale, l'amministrazione sottolinea lo sforzo compiuto nella pulizia della città e nella raccolta dei rifiuti. Una rivoluzione che i cittadini apprezzano, ma resta ancora molto da fare, soprattutto nelle periferie. Di questo ci parla la nota settimanale a cura di Riccardo Sottanis. È passato un anno dall'insediamento a Palazzo Civico della giunta guidata dal sindaco Perachini. In questi primi 12 mesi l'amministrazione di centrodestra ha puntato molto, forse tutto, sul decoro e la pulizia della città. Ha avviato una rivoluzione nella raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma ha anche avviato una strategia diversa per quanto riguarda gli interventi di pulizia di strade e scalinate, soprattutto in centro. Una città che vuole essere sempre più turistica non può fare a meno di proseguire sulla strada intrapresa in questo primo anno di lavoro. Certo, si può fare ancora meglio, ma soprattutto negli ultimi mesi, con l'introduzione dei cassonetti intelligenti in centro e in alcune zone della periferia, la città sembra aver cambiato pelle. Resta però ancora molto da fare e soprattutto è necessaria la collaborazione dei cittadini, senza la quale si rischia di vanificare gli sforzi fin qui compiuti da ACAM e dai suoi operatori ogni giorno. Ma se la grande attenzione rivolta soprattutto a rendere più pulito il centro sta dando buoni frutti, altrettanto non si può dire per le periferie. Gli abitanti di queste zone restano ancora cittadini di serie B, soprattutto per quanto riguarda il decoro di strade, scalinate e aiuole. A Fossi Termi, ad esempio, da tempo gli abitanti della zona di Piazzale Boito chiedono interventi per rendere più dignitosa la scalinata che da Via Fiume sale al Parco della Rimembranza e al Santuario di Gaggiola. Quando piove la scalinata si trasforma in un canale perché le griglie sono piene e non riescono a far defluire l'acqua. Le aiuole che delimitano la scalinata sono spesso una sorta di foresta. Molte le richieste di intervento fatte in questi mesi. Certo, le finanze oggi non consentono all'amministrazione di operare grandi interventi, ma le piccole cose si possono fare e sono proprio questi interventi, quelli che stanno a cuore alla gente, a far crescere la popolarità di un'amministrazione. Un po' più di attenzione alle periferie consentirebbe agli abitanti di non considerarsi più cittadini di serie B. Il problema stringente di ATC è che sono in arrivo nuovi tagli, lo denuncia Alessandro Negro, responsabile del trasporto pubblico locale per Filt CGL. Il Comune della Spezia ha deliberato in bilancio preventivo un taglio di 300.000 euro sul TPL, spiega. L'amministrazione ci aveva anche assicurato che avrebbe recuperato le risorse dagli altri comuni, però, prosegue Negro, questo per ora non è avvenuto. Inoltre la legge regionale dà la possibilità di tagliare sino al 2% delle risorse della regione, un ulteriore taglio che provocherà nuove problematiche di esuberi, disagi per i lavoratori, di servizi per gli utenti. Negro interviene anche sul tema dei vigilantes a bordo. Va bene garantire la sicurezza di passeggeri e lavoratori, ma siamo contrari a vigilantes armati a bordo, conclude. Sarzana, i nuovi equilibri nel Consiglio Comunale, i nomi della Giunta Ponzanelli, chi sarà Presidente del Consiglio e i primi progetti dell'amministrazione. Questi e altri temi saranno al centro della puntata del Salotto del Signor Rossi, in onda questa sera alle ore 21.30 e poi in replica sia sabato sia domenica con orari differenti. Sarà anche un primo confronto tra gli eletti che hanno ottenuto più preferenze. Vediamo una breve anticipazione. Grazie.
Vi rendete conto? Io la limitatezza di un assessore che ha avuto quello che si merita. Cioè, drammaticamente, io sono una persona di sinistra e devo dire che drammaticamente vivo questa cosa. Ho vissuto la sconfitta del PD a Sarzana come un evento luttuoso. E la cosa che mi fa sorridere è che quando si parla del PD e si dice: ma come? Adesso la teoria è han perso in tutta Italia, l'ha detto prima lui. Ma guardate che a Sestri Levante un sindaco del PD ha vinto al primo turno. Il problema è che questo sindaco era bravo, competente e con una giunta competente, e la gente l'ha premiato. E questo è il vero dramma. Quando si dicono invece delle sciocchezze come queste, ora, purtroppo la gente ti castiga. Dobbiamo andare alla, alla fine, scusa, e c'è ancora da sentire la Giorgi. No, no, io avrei tantissime cose da dire. Ma secondo me se le risparmi è meglio che vedi brutte figure. Ma allora se mi fai parlare, se mi fai parlare, ma cosa ho parlato finora? Non ho parlato nulla. Ma stai sereno, tu non ti parlare. Sei sereno, sei nervosito, io lo capisco che sei in una situazione tragica. Va bene, allora. Chi perde? No, scusa, ha parlato mentre... Deve parlare, se no va no. Sono del PD. Va vai, iniziamo qua. Avete, no, così. Facciamo così chiudiamo la partita. Allora, una priorità fondamentale su cui io vorrei porre l'attenzione, perché riprende un po' tutto, secondo me, è l'attenzione al sociale. Io vi prego, come maggioranza attuale, di non smantellare il sociale, perché a mio avviso il sociale serve per diminuire la come dire, la criminalità, diciamo la percezione di insicurezza. Lui sì. E come dire, è un fiore all'occhiello del ma comune. Nella storia di di Rampi il sociale credo che sia un nome che suona bene. Sì, vengo da un partito che si chiamava Ore di statoti, ore di statoti. Nella notte tra lunedì e martedì, come è noto, la passerella di Crociata a Sarzana è stata demolita. Stamani il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, ha avuto un colloquio con il direttore di RFI, Efisio Murgia, con il quale ha calendarizzato un incontro che si terrà nelle prossime settimane. Nel frattempo l'amministrazione ha manifestato l'intenzione di procedere il prima possibile alla riqualificazione del sottopasso ferroviario, obiettivo condiviso anche dalla direzione di RFI. In pieno svolgimento CISL Insieme, la festa provinciale della CISL Spezzina, che nell'occasione festeggia il quarantennale. Ieri l'intervento di Anna Maria Furlan, segretaria generale del sindacato, che era accompagnata dal neo segretario regionale Luca Maestri Pieri. Lo ha intervistato Italo Lunghi. La Liguria è una regione che piano piano invecchia, ma i giovani hanno bisogno di un futuro. Quali sono le politiche della CISL per dare risposte a questi giovani? Ci vogliono politiche di sviluppo, da una parte, di crescita e anche di inclusione. Gli annunci non servono, occorre mettersi a lavorare per invertire una tendenza. Noi in questo territorio, ma in tutta la Liguria, abbiamo tante aziende sane che rispettano i contratti, le leggi, le norme sulla sicurezza che vanno coinvolte, quindi bisogna preservare un know-how che c'è anche attraverso le tante professionalità esistenti che esistono qui come in tutta la Liguria e coesistono con le eccellenze che abbiamo, che sono le eccellenze su cui fa leva lo sviluppo anche in questo territorio, non solo nella Liguria: la portualità, la cantieristica, il polo della difesa, il turismo, il terziario, l'industria strategica. Sono tutte leve su cui agire per una nuova ripartenza. È chiaro che però ci vogliono anche nuove opportunità di lavoro attraverso investimenti, quindi occorre fare tutto quanto necessario per attrarli. Le opere vedo che molto spesso rallentano, c'è un problema di tempi che è un problema molto grande, quindi preservare quello che c'è con le unghie e con i denti, ma guardare già al domani attraverso la crescita e lo sviluppo. Molti dei temi che ha posto in campo sono anche oggetto di un confronto con il governo della regione. Com'è questo confronto? Governo della regione, al quale abbiamo posto intanto un problema sulla sicurezza del lavoro. In queste settimane la sicurezza viene declinata solamente in un senso, quella legata agli sbarchi, agli immigrati e quant'altro.
noi vorremmo che la sicurezza venisse declinata a 360 gradi, non si può continuare a morire di lavoro, 3 morti al giorno nel nostro paese, la nostra regione è stata colpita drammaticamente più volte anche in queste settimane. Noi abbiamo posto un tema molto forte alla regione per agire con norme che aumentino la prevenzione e costruiscano davvero la cultura della prevenzione in questo paese, in questa regione. E poi naturalmente ci sono i temi del lavoro, della formazione, delle politiche attive. Noi vorremmo aprire con la regione un dialogo a tutto tondo per davvero rilanciarla e creare i presupposti per buona e nuova occupazione. Stamani al centro di supporto e sperimentazione navale, l'ex Mari Perman, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne alla direzione dell'ente. Alla presenza dell'ammiraglio di squadra Edoardo Serra, comandante logistico della Marina, l'ammiraglio ispettore capo Claudio Morellato ha ceduto la direzione che deteneva dal 1 ottobre del 2012 all'ammiraglio ispettore Rosario Gioia Passione. Per noi c'era Raffaele Maulella. Ho assunto la direzione del Centro di Supporto e Sperimentazione Navale circa 6 anni fa, era il 1 ottobre 2012. Da oggi, come si suol dire, di acqua ne è passata sotto i ponti e il centro, pur nella progressiva e ineludibile perdita di personale, ha potuto continuare e continua e continuerà a svolgere la propria funzione, cercando di migliorarsi, portando avanti tutte quelle collaborazioni, quelle sinergie con altri enti sia della Marina ma anche di altre forze armate, soprattutto impiegando le cosiddette permute nello scambio di attività fra il centro e l'industria, riusciamo a mantenere un livello di tecnico decisamente elevato. Facciamo invidia a molte realtà esterne, sia nazionali che internazionali. Mari Perman, come si chiamava una volta, ha una storia incredibile, abbiamo detto, cominciando da Marconi. Quindi il vostro archivio ha un valore inestimabile. Il nostro archivio, che nasce 130 anni fa, ha sicuramente dei contenuti di valore storico unici e spesso e volentieri neanche noi abbiamo memoria di tutto quello che abbiamo. Per fortuna abbiamo collaborazioni con personale, spesso e volentieri ex nostri colleghi, che ha la passione della storia, della ricerca e anche con il Museo Tecnico Navale qui di Spezia per poter valorizzare tutto quello che abbiamo. Una struttura antica, storica, 130 anni di lavoro nella tecnologia e nella scienza, quale sarà il futuro? Ma sicuramente la continuazione di quello che è stato fatto fino ad oggi è forse un riorientamento in funzione di quelle che sono le dinamiche con cui la Forza Armata cresce, quindi con lo sviluppo delle tecnologie, ma sicuramente tutto improntato su quelli che sono gli aspetti tecnici che chiaramente sono il patrimonio del personale di questo centro. Sono sicuro che potranno essere messe bene al servizio della Forza Armata, ma ecco, mi sembra di capire che ci sono degli presupposti per poter continuare con un collegamento con la parte accademica, scientifica, del comparto industriale della zona. Chiaramente la Marina e le Forze Armate hanno tutto l'interesse perché questo centro possa continuare ad operare e possa continuare a interagire con il mondo tecnico-scientifico, anche perché il mondo tecnico-scientifico può valersi di competenze peculiari, spesso uniche, che non si trovano nel mondo civile. Ogni giorno centinaia di studenti si recano alla biblioteca Beghi alla Spezia e così l'amministrazione Peracchini ha provveduto al potenziamento della rete Wi-Fi presente all'interno della biblioteca. È stata installata una nuova fibra ottica in grado di assicurare 20 megabit per secondo con una banda garantita 5 volte superiore alla precedente. Inoltre il servizio Wi-Fi si estende da qualche giorno, infatti anche il borgo di Cadimare ha la sua connessione free Wi-Fi grazie all'attivazione di un hotspot Wi-Fi comune della Spezia.
Con la premiazione delle foto più belle scattate durante il passaggio della Mille Miglia a Sarzana lo scorso 18 maggio, sabato 30 giugno, cioè domani alle ore 10, nella sala del Consiglio Comunale di Sarzana, potremmo rivivere quella stupenda giornata anche attraverso un filmato che ha raccolto alcuni frammenti del passaggio della Freccia Rossa in Val di Magra. Tra i temi scelti, Sarzana e la Mille Miglia tra la gente e auto da sogno. Oltre ai tre premi, anche due foto con una particolare menzione: la presenza della Polizia di Stato nella Mille Miglia e la collaborazione con il Centro Luna nell'organizzazione della corsa. La selezione è stata fatta tra le centinaia di foto pubblicate su Instagram con l'hashtag Mille Miglia Sarzana. E rimaniamo in Val di Magra. Le arie di Rossini sono state protagoniste ieri sera al Teatro Impavidi nell'ambito del Sarzana Opera Festival. A interpretarle tre giovani talenti nelle passate edizioni del concorso Spiro Sargilis. Maria Cristina Sabatini con le immagini di Davide Morina. Un'altra grande serata del Sarzana Opera Festival, questa volta dedicata completamente a Rossini, dove una vincitrice del concorso Spiro Sargilis è stata la protagonista. Sì, sono onoratissima di aver fatto questo recital rossiniano e qui è proprio un ambiente di casa. Mi sono sentita da subito dal concorso che feci 4 anni fa in famiglia. E quindi il pubblico, gli organizzatori, Fiammetta, Rossella, Sabino, tutta l'organizzazione è veramente una famiglia per me. Dopo il concorso, qual è stata l'evoluzione del tuo percorso? Allora, sarà tra pochi giorni parto per il Rossini Opera Festival, visto che abbiamo il maestro Palacio qui in commissione ed era in commissione anche 4 anni fa quando ho fatto il concorso io, e sono molto contenta di fare l'Accademia quest'anno rossiniana per poter approfondire la tecnica, lo stile ed essere in quell'ambiente che è bellissimo. Poi avrò una Cenerentola al Comunale di Firenze, all'Opera di Firenze, e sarò al San Carlo a marzo con Racconti di Hoffmann. Ecco, un concorso di giovani, ma come fare per avvicinare i giovani anche nel pubblico all'opera lirica? Secondo me bisognerebbe partire dalle scuole. Ci sono, ho visto, molti progetti per le scuole, e di questo sono veramente felice, perché è proprio il momento in cui iniziano i bambini ad apprezzare la storia, le storie delle varie opere, per cui non so, una Cenerentola, un Barbiere, possono essere delle storie carine per i bambini e per iniziare a farli la conoscere. Poi quando saranno adulti saranno il nostro pubblico, il pubblico anche dei cantanti che verranno. Le Revenants in concerto. Dopo una settimana di pausa al Piccolo Blu di Campiglia, domenica 1 luglio ritorna la musica live. A salire sul palco i Le Revenants, trio blues dal repertorio semiacustico che spazia da Tom Waits, Nick Cave, Louis Armstrong e molti altri. Il concerto si svolgerà a partire dalle ore 19. E domani alle 21 nel Borgo di Costa a Framura l'apertura della rassegna La Liguria delle Arti. Tra storia e architettura, musica e poesia si andrà alla scoperta della Madonna del Rosario del 1620 di Bernardo Strozzi, uno dei massimi esponenti del barocco pittorico italiano, custodita quest'opera all'interno della chiesa di San Martino di Framura. Un'estate ricca con manifestazioni e iniziative tradizionali, ce ne sarà per tutti i gusti anche a Pontremoli. Il calendario degli eventi estivi è stato presentato ieri. Si comincia questo fine settimana con la tradizionale festa di San Pietro, 3 giorni di festa a tema Natale estivo con gli attesissimi fuochi artificiali domenica sera.
E sempre domani, sabato 30 giugno, appuntamento nella sala polivalente ad Arcola alle ore 17 per l'inaugurazione della mostra fotografica realizzata dalla pubblica assistenza Croce Verde. L'esposizione sarà visitabile sino al 6 luglio e inoltre sabato 4 luglio alle ore 21 è previsto un incontro informativo sul primo soccorso organizzato dalla stessa pubblica assistenza. Compie mezzo secolo il gruppo Alpini di Beverino con una celebrazione questa domenica 1 luglio, cui parteciperanno delegazioni anche da fuori regione. Saranno commemorati inoltre i caduti della Grande Guerra. L'intervista di Italo Lunghi. Domenica 1 luglio, un momento davvero bello per gli alpini di Beverino. Che cosa succederà e che cosa festeggiate? Diciamo che quest'anno è veramente una data eccezionale per noi, un giorno particolare, perché oltre a ricordare i nostri caduti, soprattutto per quello che riguarda la Grande Guerra, 600.000 morti, parlano da solo, e in più facciamo, diciamo, i 50 anni della fondazione del nostro gruppo, su opera di sei alpini che in quell'epoca del 1968 avevano avuto l'idea di fondare il gruppo Alpini di Beverino. Un gruppo vivace, come vediamo dall'organizzazione di questa festa. Quanti sono gli associati? Gli associati una quarantina, con una diecina di aggregati, amici degli alpini. Un'associazione ovviamente che non è solo ricreativa, avete anche altri compiti. Abbiamo la protezione civile, sempre i primi a intervenire nei momenti di calamità. E allora questa festa di domenica 1 luglio, che cosa succederà? Dunque, la mattina del 1 luglio alle ore 9 avremo l'ammassamento di noi alpini. Alle 10 faremo l'alza bandiera, la deposizione della corona e poi faremo la sfilata con la fanfara in testa. Quindi poi sarà la Santa Messa e dopo, quando è finita, andremo tutti a pranzo. Ma c'è anche un altro momento molto importante domenica. Sì, sì. Prima di andare a pranzo faremo la premiazione dei vari gruppi che hanno partecipato a questa grande festa. E quindi anche il momento dei fondatori. Certo, certo. Ecco. Consegneremo delle targhe, ricordo. Benissimo. Questo momento per stare insieme è un momento che è riservato solo agli alpini, che ha fatto il militare negli alpini, oppure è aperto a tutti? No, è aperto a tutti, chi vuol venire può venire tranquillamente e sarà ben accetto da tutti noi. E allora guardiamo insieme il meteo per l'ultimo giorno di giugno, sabato 30. Il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta la nostra regione, a parte alcuni addensamenti sui rilievi con possibili isolati rovesci o temporali. Sulla costa invece avremo al mattino sereno e anche al pomeriggio cielo soleggiato. Umidità su valori medio-alti, venti deboli, variabili a regime di brezza. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo. Le temperature oscilleranno tra una minima di 21 e una massima di 29 gradi. Ed è tutto, vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento su TLS, arrivederci.